Parliamo ora del regime sanzionatorio previsto all'interno del decreto 81. Tutte le figure di linea e il medico competente, i fabbricanti, i progettisti e gli installatori di attrezzature e macchine sono soggetti a specifici obblighi. Per ognuno di questi obblighi è prevista una relativa sanzione. La sanzione ha carattere penale, ciò vuol dire che può riguardare l'arresto o l'ammenda. Sono inoltre previste anche delle sanzioni amministrative, ma solo per gli obblighi di carattere più burocratico. Il peso della sanzione tiene conto della gravità della violazione commessa e del ruolo della figura che ha commesso quella violazione. Le sanzioni maggiori, infatti, sono a carico del datore di lavoro, che è al vertice della piramide ed è il vero garante della sicurezza. Sono previste sanzioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico. Quelle di carattere generale riguardano l'organizzazione della sicurezza aziendale. Quelle di carattere specifico sono legate ai vari rischi a cui possono essere esposti i lavoratori. In particolare ci soffermiamo sulle sanzioni previste a carico del lavoratore. Il lavoratore, infatti, in relazione ai suoi obblighi, può essere sanzionato con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro. Possono anche essere previste dal datore di lavoro delle sanzioni disciplinari. Perché questo? Il lavoratore è il soggetto che deve essere tutelato, ma il decreto 81 vede il lavoratore come un soggetto attivo. Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la sicurezza e la salute, ma deve anche esigere dal lavoratore il rispetto delle regole e il rispetto della normativa vigente. Veniamo ora a parlare dei controllori, cioè di coloro che possono vigilare sull'effettivo rispetto da parte del datore di lavoro di tutti gli obblighi previsti. Quali sono questi organi? Il primo organo che vediamo è il Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, che è un servizio presente all'interno di ogni ASL competente per territorio. Tale servizio è composto da medici del lavoro e da tecnici della prevenzione, che si occupano di vigilare affinché il datore di lavoro effettivamente rispetti tutta la normativa di salute e sicurezza vigente. Sia i medici del lavoro sia i tecnici della prevenzione sono degli ufficiali di polizia giudiziaria. Ciò significa che quando si presentano all'interno dell'istituto possono accedere anche senza mandato a tutti i luoghi di lavoro e a tutta la documentazione presente. Quando ragionevolmente il servizio di prevenzione può arrivare a scuola? Sostanzialmente quando è stato commesso un reato, ovvero quando c'è un infortunio che ha una causa ascrivibile direttamente al datore di lavoro, oppure durante le campagne di prevenzione e protezione che periodicamente potrebbero essere poste in atto dalla stessa ASL. Un altro caso è quando il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ovvero un lavoratore, sporge direttamente denuncia alla ASL. Quando può avvenire questo? Quando si ravvisano gravi e reiterate violazioni in materia di salute e sicurezza. Un altro ente di controllo è il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, che ha competenza specifica in materia antincendio, ma ha le stesse identiche funzioni della ASL. Quindi, il personale presente all'interno del comando, nel momento in cui si reca presso la scuola, è ufficiale di polizia giudiziaria. Per tale motivo può accedere a qualunque luogo di lavoro e a tutta la documentazione presente. Ultimo ente di controllo è la Direzione Territoriale del Lavoro, anche se difficilmente questo ente di controllo può svolgere controlli all'interno del mondo della scuola, in quanto è deputato più che altro alla verifica della presenza di eventuali lavoratori non regolari, ma nel mondo della scuola questo è tecnicamente impossibile.